BTM On Air continua il nostro racconto per dirvi quello che sta accadendo in queste giornate in Fiera del Levante a Bari, che sta ospitando la nona edizione di questo appuntamento fondamentale per il turismo, e lo faremo come sempre con Maurizio Spaccavento direttamente dalla Fiera del Levante e con il mio nuovo ospite che mi ha raggiunto qui nello studio 2 di Bari, Michelangelo De Palma, amministratore unico Agriplan SRL. Benvenuto con noi. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Questa è una grande onda, Michelangelo, quella che stiamo raccontando, quella del turismo. Richiamiamo anche il claim della BTM di quest'anno, un'onda che sembra essere quella giusta anche per la Puglia. Una Puglia che scommette su un turismo sostenibile e di esperienze, fatto di esperienze. Ecco, lei che ha un occhio magari privilegiato proprio per quanto riguarda il racconto di tutte le realtà produttive enogastronomiche pugliesi, secondo lei appunto qual è la situazione in cui la Puglia sta vivendo ed è pronta a continuare a cavalcare quest'onda? Sì, la Puglia non saprei dire se è pronta, ecco. Quello che posso raccontare è che il tessuto degli operatori del settore agroalimentare, quindi le vere leve del turismo enogastronomico territoriale, hanno nel corso del tempo modificato il loro approccio anche alla vendita dei loro prodotti, delle loro produzioni. Ed è chiaro ormai a tutti che vendere una bottiglia di vino, una bottiglia di olio o un prodotto artigianale deve necessariamente passare per il racconto del territorio. Quindi per essere strutture capaci di garantire il flusso di questa onda, si sono attrezzate per poter portare in casa il pubblico degli operatori, degli appassionati, che vale 5 miliardi di euro nel nostro settore, nel tessuto nazionale. Quindi la sfida vera è quella di accompagnare quest'onda rendendola un po' più confacente alle nostre trame territoriali e quindi realizzare degli investimenti anche nei termini della formazione degli operatori che consentano di offrire un'esperienza appunto a 360 gradi. Ecco, ti faccio questa domanda anche perché tra l'altro sei assessore di un comune del Barese, di Terlizzi. La politica potrebbe aiutare in questa direzione, a sviluppare questo progetto, perché bisogna mettere evidentemente ancora in rete delle realtà? Sì, il passaggio, diciamo, il cambio di marcia vero è questo. Quando ci si sposta nei flussi turistici dal turismo di massa, quello balneare ad esempio, a un turismo esperienziale, bisogna fare i conti con la pluralità dei soggetti, che per lo più sono piccoli o piccolissimi, che offrono esperienze di viaggio incredibili, ma che necessitano di una rete entro la quale operare. Faccio un esempio banale: se per un tour operator è più facile comprare un pacchetto turistico sapendo di potersi in qualche modo appoggiare a strutture turistiche che hanno tanti posti letto, è facile piazzare 120-130 viaggiatori. Quando invece ci si rivolge ad un turismo sostenibile, esperienziale e di comunità, devi necessariamente ragionare con tanti piccoli soggetti che meritano e hanno bisogno del ruolo della politica per agire come fossero un organismo collettivo. Per cui la politica sì, ha un ruolo importante, quello di affiancare alla domanda l'offerta. Michelangelo, torno da te tra pochissimo perché ti voglio portare, io dico sempre voglio portare anche i nostri telespettatori direttamente in Fiera del Levante, dove è presente il mio collega Maurizio Spaccavento. Ben ritrovato Maurizio, ti do subito la linea perché ti vedo in compagnia di un ospite. A te Maurizio, buongiorno. In diretta io sono... Di Bari, siamo in diretta, io sono in compagnia del fondatore e amministratore di BTM, Nevio Darpa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, è già tempo di bilanci perché siamo alla terza ed ultima giornata di questa edizione della BTM. Quali sono le prime impressioni, anche se poi delle analisi analitiche si potranno fare in un secondo momento? Allora, sicuramente molta attenzione, una grandissima partecipazione, una soddisfazione da parte degli operatori, degli espositori, dei buyer, di tutte le persone che ci sono venute a trovare, e devo dire una grandissima risposta, insomma, in generale. La Puglia è sempre più attrattiva, questo emerge in maniera chiara. L'iniziativa studiata quest'anno e voluta dall'assessore Lopane di mettere insieme BTM e Buy Puglia, che si conclude oggi con il B2B tra i buyers e gli operatori, come la legge?
È una mossa strategica fondamentale, perché la Puglia deve essere un prodotto unico, quindi le eccellenze devono unirsi in una grande rete per creare un prodotto unico che mette insieme il wedding, il turismo enogastronomico, il prodotto artistico e culturale e logicamente i buyer internazionali che arrivano per acquistare la Puglia. Perché ricordiamolo, BTM è un'iniziativa privata, mentre By Puglia è emanazione della Regione Puglia, quindi il privato e il pubblico che si mettono insieme in sinergia. Beh, questa è una sinergia importante, diciamo che di solito se ne parla, però poi sono pochi i casi. Questo invece è un esempio concreto della volontà dell'assessore, che ringrazio per aver creduto in questo progetto di rete, e devo dire che i risultati ci hanno dato ragione. Oggi ci sono stati i primi incontri, questa mattina proseguiranno nel pomeriggio. Noi abbiamo ascoltato per esempio un tour operator brasiliano che ha parlato in maniera entusiastica della Puglia. Questi riscontri sono importantissimi, perché diciamocelo, noi pugliesi possiamo parlare bene di noi stessi, però poi il feedback che viene dall'esterno ha tutt'altro valore. Sì, tra l'altro l'operatore brasiliano è un tour operator veramente importante, che fa dei gruppi importanti, acquistano la Puglia da anni, sono nostri contatti, perché oltre al B2B che oggi si sta svolgendo in chiusura di Puglia Promozione nel By Puglia, abbiamo avuto altri 40 buyer presenti in questi 3 giorni, tra quelli del wedding e quelli che hanno insomma poi incontrato gli espositori di BTM, sì. Quindi una grande partecipazione di buyer nazionali e internazionali, oltre 150, che anche loro hanno espresso grande soddisfazione. Personalmente, che cosa si sente di consigliare a qualcuno che sta decidendo se venire o non venire a fare le sue vacanze in Puglia? La Puglia, io sono di parte, la mia regione, ma la Puglia è meravigliosa, offre una diversità incredibile. La Puglia non è solo vacanza balneare, abbiamo un mare eccezionale, ma abbiamo le tradizioni, abbiamo la cultura, abbiamo il turismo enogastronomico, abbiamo le masserie, c'è veramente tanto. La Puglia è veramente eccellente. Bene, ringrazio il mio ospite. Io sono io che ringrazio voi, e venite in Puglia, veniteci a trovare. E vi restituisco la linea. Grazie, grazie Maurizio. Insomma, Michelangelo, si ritorna su questa volontà da parte di Regione Puglia, la vediamo impegnata con la BTM, con un privato, per continuare a sostenere questo turismo che deve vivere 365 giorni l'anno, nonostante bisogna evidentemente ancora colmare alcune lacune. Io ti chiedo, sempre dal tuo punto di vista, perché oltre ad essere un imprenditore sei anche un politico, prima appunto sentivo dalle parole anche del founder di BTM che sono tante le realtà presenti proprio in regione, non parliamo solo di una Puglia fatta di mare, ma anche una Puglia dell'entroterra. Qual è il passaggio successivo da parte appunto della politica, da parte anche di Puglia Promozione, oltre a queste grandi fiere? Perché queste grandi fiere sì, fanno incontrare domanda e offerta, ma dopo cosa rimane? Da domani da dove si parte? Allora, è chiaro che per un territorio così ampio come il nostro non esiste una soluzione unica che sia capace di valorizzare la nostra bellissima regione lunga e stretta, nella quale esiste una varietà di offerta turistica. Per questo dicevo prima che lo sforzo è complesso, quello da compiere. Sicuramente però il passaggio successivo è quello di formare gli operatori. Io lo dico sempre da viaggiatore, prima ancora che da imprenditore e politico. Quando facciamo le nostre esperienze di viaggio in una qualsiasi altra regione o in una qualsiasi altra nazione, la percezione del viaggiatore è quella di sentirsi abbracciato a 360 gradi nella propria esperienza di viaggio. Se vado a cena in un ristorante e la mia carta del vino, per esempio, per quanto sia legittimo farlo, continua ad offrire una vastissima scelta di vini di altre regioni e una scarsa scelta dei nostri vini. La stessa cosa la si potrebbe dire, seppure ad un passo addirittura un po' più lento, per quanto riguarda l'olio. Se non ci dotiamo di
personale dell'ospitalità qualificato e di carte dei vini e degli oli che raccontino anche a tavola, fuori dal contesto delle masserie, degli agriturismi, che cosa può offrire il nostro territorio, l'esperienza di viaggio non è, diciamo, complessiva. Rimane sempre quell'amaro in bocca per il quale visito un paesaggio bellissimo, ma poi mi manca al palato, diciamo, chiudere con un ricordo enogastronomico di un certo tipo. Sul tema della formazione però, questo dobbiamo dirlo, la Regione sta facendo degli importanti passi in avanti, anche in BTM c'è stato un panel dedicato proprio al BTM for Jobs, l'assessore Sebastiano Leo che noi ieri abbiamo intervistato ha raccontato proprio questo, l'importanza della formazione perché evidentemente proprio questa è una delle lacune da colmare, quindi sentiamo insieme questa intervista. Assessore, già dalla BIT di Milano è emerso un concetto che la Puglia, dopo la quantità, vuole puntare alla qualità. La formazione è parte integrante di questo processo. Esattamente così. Io penso che la Puglia non deve più badare, che sono sempre importanti ovviamente, ai numeri, a quante persone arrivano, ma dobbiamo puntare alla qualità. Cioè noi dobbiamo dare servizi, i servizi devono essere di altissimo livello. Stiamo lavorando per questo, quindi il lavoro deve essere un lavoro, diciamo, che dove tutti quanti gli attori devono essere protagonisti, quindi non basta soltanto come dire, lo sviluppo dell'impresa, non basta soltanto la viabilità, non basta soltanto l'ambiente, non basta soltanto la formazione, deve essere, diciamo, un lavoro davvero, diciamo, fatto da tutti quanti insieme, davvero in sinergia, perché solo così noi potremmo offrire dei servizi e la qualità, diciamo, soprattutto della formazione deve essere molto alta. Michelangelo, prima di commentare con te le parole dell'assessore, tornerei in fiera, perché in fiera si sta vivendo un'esperienza, quella della danza, probabilmente la danza tipica nostra pugliese, quindi lascio la parola a Maurizio per descriverci proprio questo momento. Rieccomi in diretta dalla Fiera del Levante di Bari, non sono con un ospite ma diciamo così con tanti ospiti idealmente, perché vedete che la Puglia è anche folklore, il turismo pugliese è veramente molto variopinto, e ora vediamo figure tradizionali e ospiti della fiera che ballano insieme in quella che credo sia una pizzica. Voi chi rappresentate? Borgo Ignazio, la Puglia, tutte cose belle. E qui vedete la gente che balla, ci avviciniamo a questo chitarrista, cosa cantate? È una canzone tradizionale di Mottola. Che tipo di attività svolgete in ambito turistico? Ma noi fondamentalmente suoniamo portando la musica pugliese ai turisti che vengono da ogni parte del mondo, quindi facendo conoscere quelle che sono le nostre tradizioni musicali soprattutto. Grazie mille, ma tengo ancora un po' la linea perché in questo momento vi faccio vedere un altro angolo di produzioni tradizionali pugliesi, ovvero la realizzazione in tempo reale della mozzarella tipica pugliese. Allora, lei di dov'è? Montalbano di Pasano. Cosa sta realizzando in questo momento? Mozzarella. E viene apprezzata la mozzarella? Sì, viene apprezzata tantissimo. Qual è il segreto per fare una buona mozzarella? Il segreto è saperla lavorare. Tramandare le tradizioni in maniera fedele. Sì, proprio così. Da quanti anni svolge questo mestiere? 34 anni. È un bel po' già. Grazie, quindi con queste splendide immagini e con tanta gente che aspetta di assaporare queste delizie realizzate al momento qui nella Fiera del Levante al BTM, vi restituisco la linea. Maurizio, io ti voglio chiedere una cosa, ma devi essere sincero, a telecamere spente sicuramente mangerai, ecco perché tu hai sempre voglia di essere lì, sì, presente nelle nostre fiere che seguiamo da qui. Perdonami Cristina, non ho sentito la domanda perché c'era la musica ad alto volume, puoi ripeterla? Scherzavo Maurizio, dicevo sicuramente tu sei sempre nelle fiere perché poi spegni le telecamere e assaggi queste bontà che noi vediamo dallo studio. Ti concederai questo assaggio della mozzarella?
non sente, forse la sta già mangiando. Allora, devo essere sincera, Cristina, l'ho già assaggiata questa mozzarella, l'ho già assaggiata questa mozzarella ed è davvero molto molto buona, anche perché mangiarla appena fatta è davvero, un, come dicono in ambiente turistico, un'esperienza. Grazie Maurizio, ovviamente io scherzo con il mio collega che ringrazio, però Michelangelo, avevamo avuto questa impressione che lui sicuramente stava lì ad assaggiare. Detto questo, vedendo anche l'aria un po' che si respira di festa, c'è un dato importante. In queste giornate la BTM sta registrando dei numeri importanti. Questo significa che Bari comunque è pronta ad accogliere eventi di questa portata? Questo è oggettivo? Sì, Bari è ormai l'ambasciatrice del nostro territorio. Probabilmente il fatto che sia pronta e attrezzata per gestire questi numeri è proprio il segno della portata che le politiche possono avere. Bari è una città comunque importante, il nostro capoluogo di provincia, e si offre come hub per fare poi da trampolino per riconnettersi al nostro territorio. Queste esperienze in realtà raccontano anche, diciamo, del frutto che è un lavoro lento, silenzioso, che la politica fa, tenendo in debita considerazione l'infrastrutturazione dei territori, l'offerta culturale, l'offerta enogastronomica, l'offerta folcloristica, possono ridisegnare complessivamente l'assetto del territorio. Ecco, se questo sviluppo noi lo riuscissimo ad applicare anche ai piccoli centri, alle comunità minori, che poi sono la destinazione finale del turismo esperienziale, di quello lento, probabilmente riusciremo ad offrire, diciamo, un servizio di altissimo livello. E rispetto alle aziende invece, visto che comunque la Puglia sta registrando numeri importanti dopo il 2019, poi sappiamo i due anni di stop, i numeri dettati alla BIT sono davvero molto importanti, le aziende sono cambiate? E se sì, in che modo? Allora, le aziende sono molto cambiate e siamo cambiati anche noi, in realtà. Il Covid ci ha in qualche modo restituito una dimensione un po' più intima dei nostri fabbisogni. E le aziende che si sono viste di colpo ostacolare la possibilità di arrivare nei mercati dove tipicamente vendono, complice il Covid e adesso la guerra, in realtà hanno dovuto rinegoziare la loro posizione sui mercati, ragionando e riflettendo sul fatto che, portando qui i buyer, in realtà riescono a restituire al territorio il valore aggiunto delle loro produzioni. Una bottiglia di vino, una bottiglia di olio, una burrata o una mozzarella venduta a centinaia di migliaia di chilometri dall'altra parte del globo, in realtà difficilmente si porta dietro la narrazione connessa a dove quel prodotto viene realizzato. Loro si stanno attrezzando perché sanno da tanto tempo che fare ospitalità in campagna, in cantina, nell'oleificio, fare delle passeggiate nei nostri oliveti secolari è il miglior modo per qualificare le produzioni, e sono attrezzati anche in termini di numeri. Ormai il tema dell'enogastronomia, dei flussi enogastronomici, ha ridisegnato proprio l'ossatura delle imprese. Molti dei miei clienti, piuttosto che continuare ad investire nella capacità di stoccare vino nei silos, hanno deciso di investire nella capacità di ricevere visitatori e quindi fanno già ricettività. E proprio rispetto a questo, chiedo alla regia di mostrare una serie di fotografie che abbiamo recuperato proprio in rete, legate al progetto By Puglia. Gli operatori stanno vivendo delle esperienze uniche proprio all'interno di masserie, di frantoi, quindi chiedo anche di mostrare queste immagini dalla regia, perché vediamo, ecco, il gruppo di tour operator che sta girando per la Puglia, oltre 100, ricordiamo, i buyer che hanno aderito a By Puglia di quest'anno, che finalmente torna in presenza, e loro stanno vivendo delle esperienze magiche, da Trani, come vediamo da questa immagine, fino al Salento, al Gargano, e quindi oltre immortalare i paesaggi unici come questo magari di Alberobello, ecco, li troviamo all'interno dei forni, perché questi tour organizzati da By Puglia permettono proprio di entrare in stretto contatto con gli artigiani, vivono un'esperienza che poi loro stessi venderanno ai futuri turisti, i cosiddetti cittadini temporanei, come li ha definiti ieri Emiliano, e quindi vivere questa esperienza, scegliere il pesce, tra un po' li vedremo anche mangiare le friselle, sono davvero delle esperienze uniche. Un turismo in Puglia che Michelangelo parla anche in chiave di sostenibilità. In 40 secondi vorrei farti ascoltare le parole di
di Marina Lalli, la presidente di Confindustria proprio del turismo, che dice proprio questo: la Puglia si deve muovere in ottica di turismo sì, ma questo deve essere sostenibile. Ci concentriamo su temi che sono caldi in queste ore, perché da quando il turismo finalmente l'anno scorso ha ricominciato a macinare numeri importanti, si pongono anche quelli che erano i problemi irrisolti che ci eravamo lasciati alle spalle nel 2019, tra cui proprio quello della sostenibilità del turismo in tutti i sensi, quello ovviamente da un punto di vista naturalistico, ambientale, ma anche di che cosa vuol dire sfruttare i territori oltre un limite che a un certo punto diventa invalicabile, che è quello che succede in alcune delle nostre destinazioni in piena estate. E io tornerei in fiera perché Maurizio, dopo essersi concesso una mozzarella, ha raggiunto un'operatrice e lo vedo anche in compagnia di un nuovo ospite. Quindi Maurizio, a te la linea. Rieccomi dalla Fiera del Levante di Bari, sono in compagnia di due ospiti, Alfredo De Liguori, che è il responsabile marketing di Puglia Promozione, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E sono in compagnia di uno dei buyers internazionali che hanno approfittato di questo tour in questi tre giorni in Puglia, nel quale si vende il prodotto Puglia. Abbiamo sentito poco fa un suo collega brasiliano, ha parlato in termini entusiastici di questo giro, di quello che ha visto. Lei che cosa ci può dire? Prima di tutto, lei chi rappresenta? Allora, io rappresento una compagnia inglese che lavora sulla Puglia da tanti anni, quindi la conosciamo bene e siamo innamorati, abbiamo connessioni con l'Italia in generale. Questi tre giorni sono stati speciali perché mi hanno dato la possibilità di entrare in contatto con operatori che hanno un occhio in più sul territorio, non stanno solo vendendo dei prodotti turistici, ma stanno sviluppando un territorio sostenuti dalla regione, ed è stato un privilegio riuscire a conoscerli bene. Ci dica qualcosa di più concreto, che cosa ha visto, che cosa l'ha colpita? Ho visto riserve naturali che sono state protette e che ora sono uno spunto per chiunque arrivi dal mondo per conoscere non solo la bellezza, ma quello che la bellezza rappresenta per chi ci vive in questi territori. Quindi, fa un nome di una città, di un posto? No, Torre Guaceto per esempio, eravamo lì ieri, quindi tutte le limitazioni che sono state poste per preservare la riserva in realtà sono a favore del turismo, quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per far capire a chi visita questa terra l'importanza di questo contesto, e secondo me assume valore anche a livello turistico. Continuano gli incontri B2B alle nostre spalle fino al tardo pomeriggio, missione compiuta? Beh, direi di sì, missione compiuta innanzitutto perché i nostri ospiti sono contenti del lavoro fatto, siamo riusciti a far vedere tutto quello che c'è fuori dagli alberghi, dico io, perché il ruolo del turismo regionale è di sì, di mettere insieme il prodotto, ma anche di far vedere agli ospiti tutto ciò che c'è fuori da un albergo, che sia 5 stelle o che sia un piccolo B&B, perché diciamo fuori dagli alberghi ci si incontra tutti, vuoi dire, è più democratico quello che avviene fuori dagli alberghi, diciamo così. Quindi portare i nostri ospiti, anche operatori del lusso, a vedere gli asini di Martina Franca o andare in bicicletta o andare in una riserva marina in cui devi camminare, ti devi sporcare, in inglese abbiamo detto get dirty, cioè sporcatevi le scarpe con la nostra terra rossa, con i nostri ulivi, con la nostra campagna, che forse è una delle cose più belle che abbiamo e che va preservata, come diceva Laura. Vi congedo facendole una richiesta, un tweet sulla Puglia. Un tweet sulla Puglia? Oh. Ma è in inglese o in italiano? Ah, anche in inglese sarebbe carino. Get the magic. Va bene, grazie, grazie ai miei ospiti, grazie per la disponibilità e vi restituisco la linea. Grazie, grazie Maurizio. Insomma, continuano i B2B, però Michelangelo, se vogliamo, ci sono tanti territori che sono pronti ad offrire le proprie esperienze, le esperienze uniche, magiche. Magari Terlizzi può essere uno di quei territori che unisce due aspetti fondamentali, i fiori a le ceramiche. Sì, lo diceva benissimo l'operatrice inglese, siamo tenutari di una magia e Terlizzi non è esente da questo. Io sarà che sono di parte, ma devo dirlo, provengo da un territorio nel quale ci sono 500 aziende floricole e altrettante aziende florovivaistiche. Quello che mi immagino è che nell'esperienza di viaggio, per esempio, cosa che a me è dato di fare spesso la mattina,
sia possibile visitare il nostro mercato dei fiori, dove ogni mattina, sin dalle prime ore dell'alba, gli operatori realizzano inconsapevolmente un bellissimo mosaico delle oltre 450 specie che vengono coltivate a Terlizzi. Ed è sicuramente un'esperienza quella di poter visitarle, le aziende floricole, che potrebbero diventare dei contenitori culturali. Stiamo lavorando per esempio su questo nella prossima stagione primaverile. E questo va proprio nella linea del turismo sostenibile di cui la Lali parlava prima. Esattamente, cioè spostare il punto dell'attenzione, lo diceva prima anche il responsabile marketing di Puglia Promozione, dall'albergo a tutto quello che accade nei territori è la sfida vera. Io mi immagino che per esempio un concerto di musica classica realizzato in un vivaio di piante sia un'esperienza bellissima, o raccogliere un fiore, o andarlo a comprare dove gli operatori ogni mattina all'alba vanno, anche godendo di una luce particolare romantica, sia una cosa molto bella. Poi Terlizzi ha di recente ottenuto il riconoscimento di città della ceramica insieme ad altri due comuni e devo dire che anche quello è un bellissimo modo per riconnettersi col passato. I ceramisti hanno vissuto una fase molto complessa, chiaramente, dettata dal fatto che ormai siamo abituati a comprare ceramiche tutte uguali, standardizzate, a rivolgerci dai grandi operatori del commercio elettronico. Ed invece poter beneficiare, godere del fatto che si vede come si lavora la terracotta, che non esiste un piatto uguale ad un altro, come non esiste un territorio uguale ad un altro, secondo me è una delle cose più belle che si possa fare. Poi il fiore magari lo mettiamo in un bellissimo portafiore e si chiude in qualche modo il cerchio. E quindi suppongo che state lavorando proprio in questa direzione per poter restituire, io dico anche ai pugliesi, perché noi stessi pugliesi siamo i primi turisti della nostra terra, delle esperienze magiche anche a Terlizzi. Io Michelangelo ti ringrazio per essere stato con noi, ricordiamo Michelangelo De Palma, amministratore unico Agriplan SRL, nonché assessore proprio del comune di Terlizzi. Io voglio ringraziare il mio collega Maurizio Spaccavento che mi ha tenuto compagnia in queste tre giornate raccontando live quello che accade in Fiera del Levante, tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco. Per ora io vi saluto perché in realtà vi aspetto domenica a partire dalle ore 14 e replica alle 18:30 con una puntata speciale di Beat on Air. Rivivremo tutto quello che è accaduto in queste tre giornate qui a Bari.